Sofia gioca con me giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere ancora una volta qualcosa di creativo, direi. Vedete, abbiamo questi tre sacchetti con polvere nera, arancione e biancastra e vedete è uno spray impregnante. Con questo materiale faremo acqua sen fai da te. Naturalmente è una versione super facile e vedete che si potrà realizzare in poco tempo. Prima di tutto ci serve una base, così che noi potremo proteggere la nostra superficie. Possiamo utilizzare appunto una pellicola, una carta come questa, che appunto magari è anche quella che potete usare per, non so, per esempio ricoprire i libri, o anche della semplice carta da forno. L'importante è che appunto abbiamo una copertura per la nostra superficie. E poi proteggeremo, esatto, la nostra superficie da questo spray impregnante che troverete sicuramente insomma in qualunque supermercato, magari in qualche negozio un po' più specialistico, ma sicuramente non saranno problemi. E mi raccomando, per questo fatevi aiutare dai vostri genitori. E ora mettiamo un po' della nostra polvere, prima di quella arancione. Naturalmente possiamo metterne quante ne vogliamo, ma visto che vogliamo provare tutti i colori, direi che ne mettiamo giusto sì, più o meno questa quantità per ognuno. Ecco qui, poi facciamo lo stesso per quella nera. E naturalmente un po' di quella bianca. Vedete, quella bianca si vede anche a occhio che è un po' più grossa come consistenza, diciamo, rispetto a quella arancione e quella nera, ma non importa. E ora cerchiamo di distribuirle un po', quindi di appiattirle, così che lo spray possa arrivare a qualunque granellino. Ed ecco qua, e ora usiamo il nostro spray. Vedete, prima dobbiamo scuoterlo, poi spruzziamo e naturalmente poi lasceremo la nostra polvere ad asciugare per bene. Vedete, io direi di lasciarla perlomeno minimo un'ora ad asciugare, così che siamo sicuri che possa essere davvero impregnata e possa essere poi una perfetta acqua sand. Magari avete anche la possibilità di magari metterlo fuori, quindi all'aria aperta, se avete anche, non so, un balcone o un giardino, perché sapete, anche l'odore della spray impregnante non è. Ed ecco qua, ora abbiamo i nostri bicchierini con la nostra acqua sen impregnata. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti i granellini della nostra polvere possano essere impregnati, proprio perché ora vogliamo essere sicuri che tutti questi siano impregnati a sufficienza per poter essere perfetti per l'acqua santa. Naturalmente, se vi ricordate, per poter provare, per poter essere una acqua sand come si deve, ci servirà un imbuto come questo, che per esempio era nel kit. E ora prendiamo un pochino di acqua, che mettiamo quindi in una bacinella, e vediamo se il nostro esperimento ha funzionato. Naturalmente vi mando il link, quindi vi mando il collegamento a un altro video dove noi faremo questa prova totale. Ed ecco qua, vedete quindi i risultati. Se avete voglia di sapere se questo ha funzionato, naturalmente guardate sul nostro canale e troverete appunto
un altro video dove vi faccio vedere il tutto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, naturalmente avrete voglia anche di provare. Fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate, continuate a seguirci e ci vediamo la prossima volta con nuovi video insieme. A presto ragazzi, ciao!